amministrazioni, ma che evidentemente è sempre sul tavolo di chi dovrebbe prima o poi decidere. Chiederei a Sergio Del Masso se vuole dire alcune cose, proprio anche a favore di Radio Radicale, visto che la conferenza stampa è registrata ed è un impegno comune che sicuramente vede Sergio Del Masso come componente importante di una maggioranza che mi permette una battuta cattiva. Permetto. Essendo molto efficace ed efficiente, questa maggioranza rischia di farli gli invasi, mentre quella precedente rischiava di averli come progetto nel cassetto, ma di non riuscire a farli. La provocazione, sentiamo come reagisce Del Masso. No, ma per carità, tanto grazie a voi tutti, io ero venuto a sentire semplicemente perché i rapporti con il Gruppo Verde sono molto forti, con il vostro partito abbiamo temi simili, lo sapete, temi di differenza netta che ci sono, di cui si parla, eccetera. Io non ho competenza specifica su questo tema, in commissione si è cominciato a discutere, le questioni che tu ponevi sono questioni reali, in provincia di Cuneo per esempio la questione invasi è una questione posta, non c'è solamente quello, ma ve ne sono molti altri, lo sai. La scelta nostra è sempre stata per il piccolo soprattutto, ma anche perché si evitassero sprechi, uno, e seconda questione perché in agricoltura, anche se non ho la competenza che è stata toccata negli interventi che vi sono stati, si andasse a una agricoltura differente quando si parla evidentemente di biologico, quando si parla evidentemente di una allevamenti differenti, i maiali in provincia di Cuneo che per esempio producono problemi ambientali di non poco conto. Evidentemente si parla di un meccanismo complessivo che deve essere cambiato progressivamente. I problemi che vi sono in maggioranza sono questioni reali, perché questo sistema bipolare, che a differenza vostra noi non abbiamo voluto mai e che riteniamo nefasto, per cui assolutamente speriamo che si possa tornare prima o poi a un sistema elettorale di altro tipo che consenta che le differenze politiche emergano compiutamente, sono differenze nette all'interno di questa coalizione. Su alcuni di questi temi noi stiamo tentando di ripresentare vecchie leggi, quella di cui parlavamo sul tema carcere prima, una cosa di cui magari discuterete anche alla vostra radio in seguito, ma che tocca noi e voi, di avere una politica che su alcune tematiche ambientali, tra noi Verdi, comunisti italiani, pezzi di altre formazioni politiche, faccia sentire una voce. Quello che ci preoccupa in molti casi, che su alcune questioni legate per esempio alla Fiat, su alcune questioni legate a tematiche ambientali, alcune posizioni che vengono espresse non solo vengano combattute, ma soprattutto vengano ritenute folli assolutamente. In alcuni casi questo accade, per cui le forze che le pongono vengono ritenute astratte. Noi siamo convinti esattamente che sia il contrario. Anche la grande questione ambientale complessiva, abbiamo discusso nell'ultimo consiglio delle cavallette, per dirne una, abbiamo discusso della alluvione rumena e altre faccende di questo tipo, pongono il fatto che un eventuale disastro ambientale o comunque modificazioni ambientali siano nel giro di breve tempo nella nostra vita, non appartengono alle generazioni future. Io penso quindi che il ruolo di forze come i Verdi, come il nostro in Consiglio regionale, lo dico sinceramente, mi spiace che non ci siate voi pur nelle differenze, perché sareste uno stimolo profondo su una serie di temi, che ci troveremmo a volte d'accordo, a volte no, ma sareste un elemento propulsivo, per usare un aggettivo vecchio. Queste questioni devono essere poste e la presenza nostra deve servire a questo. Noi siamo una forza di maggioranza, resteremo in maggioranza, discuteremo su queste tematiche, ma credo che sia molto importante, forse l'ho fatta troppo lunga e vi chiedo scusa, che questi altri temi siano posti con, diciamo, nettezza estrema. Vale la stessa cosa per la Fiat, vale la stessa cosa per la questione scuola. Su Buoni Scuola credo che anche la vostra posizione non fosse molto diversa dalla nostra. Non so, no, era molto diversa dalla nostra e mi spiace, ma insomma su questi temi io credo che appunto le posizioni devono essere poste con nettezza estrema, cercando nelle maggioranze delle sintesi, ma ponendo i temi fuori anche, non limitandoci a stare dentro questo palazzo. Se riusciremo a rimettere in piedi quel laboratorio della sinistra che vogliamo rimettere in piedi, che tu conosci, vorremmo che non fosse solo l'incontro di 5, 6, 8, 10 consiglieri, ma che fosse soprattutto legato a settori sindacali, a settori ambientali, e questo è uno dei temi. Sulla questione specifica che mi poni, la nostra posizione è netta, no ai grandi invasi, sì a una politica dell'acqua profondamente differente, ma soprattutto alla tematica principale che abbiamo sostenuto e che sosterremo, gestione pubblica dell'acqua.
perché una gestione privata dell'acqua a noi sembra sia una catastrofe, perché evidentemente pone su questo mercato il tema che significa aumento enorme di costi, in alcuni casi un aumento di costi può esserci, ma deve essere evidentemente discusso, eccetera, e mancanza di un qualunque controllo pubblico sulla stessa, che è l'elemento più drammatico. Le multi utility sostanzialmente giocano l'acqua ponendola su questo mercato, come accade per molti altri beni praticamente comuni, e questa noi pensiamo che sia un dato molto negativo. Se l'ho fatta troppo lunga, chiedo scusa. Spero di non aver fatto calare gli ascolti a Radio Radicale in modo folle. No, anzi, non avevo preparato neanche uno. Anzi, al limite li hai aumentati, perché molti ascoltatori di Radio Radicale sono poi di area centrosinistra, sinistra, Rifondazione Comunista, a sentire dagli ascolti e dalle telefonate. Chiedo scusa, non voglio assolutamente scusare, no. Era per tentare. Io non ho purtroppo i dati regionali, li chiederò la prossima settimana, magari ci sentiamo, glieli porto, eccetera. Il problema che poniamo come formazione politica, non solo, è la gestione pubblica dell'acqua. Vuol dire che i comuni e gli enti pubblici, province, eccetera, eccetera, sono in grado di controllare, perché sono loro che sostanzialmente gestiscono le scelte che sull'acqua vengono fatte. Se entrano imprese praticamente private, come accade oramai nella maggioranza dei casi, nella stessa gestione dell'acqua, l'ente pubblico non ha più praticamente possibilità alcuna di controllare quello che viene fatto, non solo tariffe, prezzi, eccetera, eccetera, ma anche le scelte che su questa grande partita vengono compiute. Questo a noi pare un fatto estremamente preoccupante. In provincia di Cuneo abbiamo fatto passare un ordine del giorno che pone la necessità di una gestione pubblica dell'acqua come fatto sostanzialmente fondamentale. È una partita su cui le grandi imprese private, eccetera, eccetera, stanno entrando, perché l'acqua è un bene talmente importante, talmente centrale, che evidentemente è una delle fonti maggiori di, diciamo, investimento oggi. E questo a noi come formazione politica, per le scelte che abbiamo alle spalle, eccetera, eccetera, preoccupa molto. Le porto l'ordine del giorno che è passato al Consiglio Provinciale di Cuneo, e appena mi viene data risposta a questa cosa che ho chiesto, le porto i dati, questo glielo garantisco. Grazie, grazie Sergio. Devo però chiudere per esigenze di Radio Radicale, ringrazio tutti gli intervenuti. C'era ancora una domanda dell'ANSA. Volevo chiedere, tutti questi miliardi di metri cubi di acqua avranno anche un costo economico per il Piemonte? Cioè, chi ci guadagna da questa situazione dell'acqua, insomma?